Bentrovati con una nuova puntata di A Tu per Tu, le storie raccontatele voi. Vi ricordiamo che la nostra rubrica la potete trovare sempre sul canale di informazione ornews.it e sulla pagina Facebook dedicata, oltre che naturalmente sulla nostra A Tu per Tu. La puntata di oggi è dedicata al dottor Antonio Bellinzas, che oggi definiamo e raccontiamo come volontario della Caritas, quindi nella sua veste, diciamo, di pensionato, mettiamola così. Quindi buonasera dottor Bellinzas, grazie per essere qua. La nostra intervista inizierà quando gireremo la clessidra e quando io adesso le rivolgerò la prima parola, che è proprio quella di raccontarci questo suo progetto nuovo, che poi nuovo non è, però insomma diciamo dopo il lavoro, che è legato al volontariato e soprattutto un lavoro che fa molto importante con i ragazzi che arrivano da fuori in condizioni molto difficili e che lei aiuta ad imparare l'italiano e insegna loro tante storia, piccole regole, tante cose. E quindi noi le chiediamo di entrare un pochino nel vivo e raccontarci che cosa succede con questi ragazzi, con questo progetto Caritas. Giro io. Sì. Effettivamente la pensione è una invenzione meravigliosa, perché puoi fare finalmente le cose che ti appassionano di più. Siccome io sono sempre stato abituato ad occuparmi del sociale, fin da quando ero ragazzino a Santo Lussurgiu, una volta andato in pensione ho provato a trovare un altro settore che mi consentisse comunque di continuare a lavorare, di sentirmi utile alla società. E mi sono impegnato come volontario della Caritas diocesana a Borense e a Oristano, fare lezioni, diciamo, di italiano, educazione civica, storia, geografia, scienze persino, a questi giovani immigrati, che per la verità noi italiani conosciamo pochissimo, nel senso che per noi chi sono gli immigrati? Ah, sono quei neri che vedi in giro, chi sono? Sì, tutti uguali. Questi ragazzi non sono tutti uguali, sono diversi l'uno dall'altro, esattamente come siamo diversi l'uno dall'altro noi italiani. Ci sono ragazzi dotati di una capacità intellettuale incredibile, che ti colpisce, altri che hanno un'intelligenza normale come la mia, come tutti, ed altri che invece, insomma, il Signore quando ha distribuito l'intelligenza non è stato molto generoso. Ragazzi che si impegnano moltissimo, ragazzi che si impegnano un po' meno, ragazzi che decisamente, insomma, non si impegnano. Sono, cioè, identici a noi italiani. Senta, il gruppo con cui lavora attualmente da chi è composto? Dunque, io in genere, io ormai sono oltre 3 anni che faccio questo lavoro di volontario, quindi ho avuto oltre 200 allievi. In genere, ecco, noi della Caritas cerchiamo di seguire questi ragazzi per piccoli gruppi. Ah, ok. Siccome non sono soltanto io, ci sono altre bravissime persone che collaborano con la Caritas, per cui abbiamo la possibilità di suddividere questi ragazzi che frequentano la Caritas in piccoli gruppi, gruppi diciamo da 6 a 10, per cui si riesce a fare un lavoro molto incisivo, perché il Ministero ha dei corsi molto belli, molto buoni per insegnare la lingua a questi ragazzi, e però sono in classi normali, cioè di 25-30 persone. Quindi è più difficile. È più difficile arrivarci. Noi invece con un gruppo di 10 ragazzi, diciamo, secondo me riusciamo a fare un lavoro molto, molto incisivo. Cosa le piace insegnare maggiormente? Io insegno in genere lingua, perché la cosa di cui hanno più bisogno, è la lingua. Certo. Cioè soltanto se loro posseggono la lingua possono lavorare. E però lei come fa ad affrontarsi con loro, lei non conoscendo la loro lingua? Sì. Come no, si fa? I sistemi possono essere, per esempio, io insegno al gruppo dei ragazzi francofoni, perché parlano in francese. Perfetto. Un altro insegna ai ragazzi anglofoni. Adesso invece alla Caritas abbiamo francofoni, tutto mischiato. Ah. Si riesce. Si riesce comunque. Si riesce. Ci vuole un po' di pazienza, però i ragazzi alla fine imparano. So che tra l'altro lei, quando è possibile, chiede anche alle famiglie che hanno libri delle scuole elementari da mandare al macero, invece di non buttarli e farli avere a voi, perché possono essere sì, utili. Questi ragazzi
la cosa che più mi colpisce è che certe volte io vedo su Facebook o anche sulla stampa, cioè, questi ragazzi girano con i telefonini dell'ultima generazione, la bicicletta, hanno tutto. Questi poveri ragazzi veramente non hanno niente, veramente il telefonino, ecco, è l'unica cosa che hanno, perché è indispensabile per comunicare con la loro famiglia. Certo. È l'unico legame che ancora li tiene legati alla loro terra. E il loro telefonino, il più delle volte, ha lo schermo frantumato, perché capita a tutti. A me è capitato 2 o 3 volte, mi cade il telefonino, si frantuma e me ne compro un altro. Certo, loro non possono. Loro non possono comprarsene un altro. E, le scarpe, cioè, sono ben vestite. Le scarpe che questi ragazzi hanno sono scarpe che gli ha dato la Caritas. Certo, certo. Gli ha dato la Caritas, perché quando la finanza sequestra le scarpe... Le puoi avere a voi. Non sono Nike, sono scarpe che hanno il marchio Nike. Ma però non lo sono, certo. Non sono, ecco. Allora, la nostra intervista è già andata, è stato velocissimo anche questa puntata, perché insomma chiacchierare quando qualcosa è piacevole, il tempo davvero, come si dice, vola. Quindi insomma la ringraziamo per essere stato con noi, ma un'ultima battuta gliela chiediamo, cosa possiamo fare noi? Quindi libri, possiamo portare materiale, possiamo... Certo, sì, regalare un libro a questi ragazzi significa cercare di metterli in contatto con il mondo. La cosa che noi non, ecco, la cosa che non comprendiamo è che sì, questi ragazzi vengono qui per imparare, però vengono da una civiltà totalmente diversa. Cose che noi diamo assolutamente per scontate, però scontate non sono. A un qualunque ragazzino italiano, se tu gli dici l'isola del tesoro, certo che ce l'hai il riferimento al libro L'isola del tesoro, però... questi ragazzi non ce l'hanno. Non, ecco, allora quindi regalare a uno di questi ragazzi L'isola del tesoro è una cosa incredibile. Quindi piccoli gesti. Come arricchimento. Benissimo, certo. Quindi piccoli gesti che possono essere di grande aiuto. Benissimo, allora grazie ancora dottor Bellinzas, volontario della Caritas. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato, ringraziamo Antonio Sanna della caffetteria La Terrazza di Oristano per l'ospitalità, ringrazio la regia di Daniele Rosano e vi aspettiamo con le prossime puntate, vi ricordiamo di iscriverci, Or News è il nostro portale di informazione e a tu per tu le storie raccontatele voi. Thank you.